7 stadi di calcio che sono unici al mondo. Numero 7. Stadio di calcio di Marina Bay. Conosciuto anche come The Float, il Marina Bay Floating Platform è un incredibile stadio galleggiante che si trova a Singapore. La cosa più notevole dello stadio è che il campo è costruito sul mare, da qui il suo nome. Un progetto nato da un'idea di Lee Hsien Loong, primo ministro di Singapore dal 2004. La struttura è in acciaio, lunga 120 metri e larga 83, fissata al suolo con piloni. Le tribune, edificate invece sulla terraferma, ospitano 30.000 spettatori. Mentre la piattaforma misura le dimensioni di un campo da calcio, è stata usata solo con parsimonia per le partite di calcio locali. Numero 6. Stadio Mmabatho, Sudafrica. Non è chiaro se gli architetti che progettarono questo stadio erano ubriachi o sotto l'effetto di qualche sostanza, ma sicuramente fecero uno degli stadi più strani del mondo. Fu costruito nel 1981 da un'azienda di costruzioni russa, e gli spalti non furono di certo fatti per la comodità del pubblico. Questo stadio strepitosamente brutto può ospitare fino a 59.000 persone, nelle sue tribune a forma di qualsiasi cosa siano, e, oltre a match di calcio, spesso ospita concerti e altri eventi. Di sicuro, grazie alla particolare disposizione delle tribune laterali, la visuale non sarà delle migliori. Questo stadio non ha passato la selezione per il Mondiale del 2010. Numero 5. Eidi Stadium, Isole Faroe. Il piccolo villaggio di Eidi ha un particolare campo da calcio accanto all'Oceano Atlantico, dove puoi giocare con il rumore delle onde a fianco a te. È la casa della nazionale delle Isole Faroe, dove hanno giocato contro grandi squadre come Germania, Italia e Inghilterra. Questo stadio è completamente circondato dall'acqua, e c'è solo una piccola quantità di spazio per i fan. Il campo di gioco ha anche un delegato su una nave il cui compito è recuperare tutte le palle perse. È davvero incredibile. Numero 4. Stadio di Bojan Matic, Belgrado. Uno stadio sopra un centro commerciale, o se preferite un centro commerciale sotto uno stadio. Succede a Belgrado dove Milan Dragovic, dopo aver acquistato il club Vozovac nel 2011, ha deciso di fare sorgere il centro proprio sullo stesso terreno dove giocava la squadra. Il nuovo stadio quindi, come detto, sorge sopra il centro commerciale il cui tetto è di fatto il Prato Verde. Sotto invece è nato lo Stadium Shopping Center con 4 piani di negozi. L'impianto è stato inaugurato in occasione del ritorno del Vozovac in Superliga, la Serie A serba. Numero 3. Stadio Silvestre Carrillo, Spagna. Lo Stadio Silvestre Carrillo è uno stadio di calcio situato nella città di Santa Cruz de la Palma, nelle Isole Canarie, in Spagna. Appartenente al CD Messaggero, che è una squadra di calcio nella città di Santa Cruz de la Palma, in questa disputa, le sue partite come un locale. È stato inaugurato nel 1977 e ristrutturato nel corso del primo decennio del XXI secolo per la costruzione di una zona commerciale e uffici nel seminterrato, in fase di riapertura nel 2007. Lo stadio attira l'attenzione perché si trova sulla cima di un edificio commerciale situato vicino alla scogliera di un burrone. Numero 2. Stadio del TI Lunga Tatran Cernibalog. Il TI Lunga Tatran della Slovacchia non ha i migliori giocatori del mondo. Non ha nemmeno strutture per ospitare una partita di calcio professionista. Anche i fan di questo club amatoriale non sono troppo numerosi, ma il suo stadio ha una particolarità che lo rende unico al mondo. Durante le partite della squadra dilettantistica ci passa un treno a vapore, in una delle sue bande, ben attaccata alle tribune, c'è un sentiero attraverso il quale passa un treno a vapore. Dove non ci sono restrizioni, anche se si sta giocando una partita e i carri attraversano il prato. È davvero incredibile. Numero 1. Lemmingsvaer Stadion. Lemmingsvaer Stadion si trova nel piccolo villaggio di pescatori di Henningsvaer, situato in due piccole isole a largo delle Lofoten, in Norvegia. Questo impianto sportivo, difficilmente può essere definito uno stadio. Infatti, attorno al campo ci sono solo un paio di metri di asfalto riversato sul campo, ma non a stand ed è usato solo per il calcio amatoriale.
ma ciò che lo rende così particolare è la sua posizione poiché definibile assai maestosa. In questo luogo si svolgono gli allenamenti e le partite di un club locale. Piccolo, ad uso amatoriale e senza stand, ma è sicuramente uno degli impianti calcistici più belli di sempre. Ha una vista incredibile,